Hello guys, welcome back to the third episode of the Learn Italian series. I find this really very exciting idea to record myself learning and share my learning experience and leave some, you know, share my comments and thoughts while learning this stuff, reading and listening. Here we have this. Today we are at 1.2.3 video intervista con Paolo Labbà, la cucina ligure e la sua tradizione. It's more about food and cooking, and let's jump right into it. Ti presentiamo una breve intervista con Paolo Labbà, un cuoco italiano del ristorante Solo Italiano a Portland, Maine. Paolo ci parlerà della caratteristiche della cucina ligure, cioè della Liguria, la sua regione di provenienza. Where is it? Dove è? Qua? Liguria, ok. There's Genova, just Pisa, is part of it? No, can't tell. Ok. Nella catena a sinistra puoi vedere la posizione del Piemonte, della Liguria e della Toscana. Tre regioni menzionate da Paolo nell'intervista. Ok. Does it mean he mentioned in the interview? Let's find a translation. If it is, it's gonna be a very interesting expression that you must learn. Mentioned by, menzionare, to mention. Ok, perfect, I love this word. Tre regioni menzionate da Paolo nell'intervista. Nella catena a destra puoi vedere la posizione della Repubblica Marinare di cui Paolo parla nell'intervista. Okay, so the coastline city, the maritime cities are these very famous ones. Okay, let's go. We recommend you to follow the following steps. Blah, blah, blah. Okay, let's learn this essential vocabulary. Le acciughe. I have no idea what it is. Google, help me. Okay, this kind of fish. And Archivy is a small common furry fish or family in Grillidae. Most species are found in marine waters, but several will enter brackish water and some in South America and are. Okay, go on, move on. L'aglio, garlic. L'animale selvatico, wild animal game. Selvatico. Could be useful. We have some collection of wild animal. Swarovski. There's a fox, squirrel, and owl jewelry. Animale. L'animale. There's a word, it's very confusing, it's similar to animale. It's souls, yeah. Anima. Let me see. Animale. Interesting. So, animals essentially is a L-E after a soul. So it's somebody has a soul is an animal. Okay, cool. What happened to my stream? I mean, now stream and I'm recording. Anyway, go on. Appassionato. Assaggiare. Important, assaggiare. To taste, assaggiare. Il basilico. Il consiglio. La cucina ligure, la cucina piemontese, la cucina piemontese,
Il cuoco, la cuoca, il cuore. Why do you put them so close together? Esaltare, 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 esaltare. To enhance, to bring out, bring out the flavor, the. Oh god, how do you say flavor? Vapore? Aspetta, no. Vapore? No, vapore is vapor. Vapore? What? Wait, how can I not remember? We learned it yesterday. Okay, let me think, let me think. Something pore. Okay. Okay, I give up. Switch flavor. Gusto? No, non è questo. Sapore. Oh, sapore. Wait. Sapore. Here we go, sapore. Ok, we found it. Esaltare il sapore. Ok. Esprimersi, esprimersi, esprimersi. Si esprimo. To express oneself. Esprimersi. Very important word. Esprimersi, esprimersi. Esprimersi, esprimersi, esprimersi. La farina, flour, il gusto, il sapore, l'ingrediente, ingrediente, il materiale di scambio, scambio, so literal, material of exchange, scambio, l'ingrediente, la merce, goods, la merce, la moneta, currency, paragonare, to compare, paragonare, la passione, il piatto, il pomodoro fresco, ricercato. Refined value, interesting word. La ripicca, la ripicca. Act of spite. Riuscire a. Salato, salted. La salsa, sauce gravy. Il sapore, flavor. There you go. Il scaturire, scaturire. To originate, to rise. Scaturire, scaturire. Scacciato, scacciato. Crushed, scacciato, scacciato, scacciato. This can be important, like questa scatola è scacciato, scacciata. Questa scatola è scacciata. Something you can use at work with your colleague. Lo spicchio d'aglio, clove of garlic, il sugo, tagliare. Okay, that's it. Now is the test. Can we pass the test? Esaltare is to enhance, bring out. Gusto is flavor. Cuoco is cook. Riuscire, be able to. Paragone, compare. Aspetta. Paragonare. What did I say? I said to manage to? Bullshit, I said to compare. Scacciato, scacciato. Crushed, scacciato. Paragonare. Compare. Fuck, they look similar. Okay, to compare. So easy, right? La ripica. Ripica. Weird word, huh? To compare. Okay, next. Sapore, flavor. Next, il sugo sauce. Why doesn't the English add the something something before now? Other languages like il this, il that, and German der this, die that. Why? Why do you have to add article? Bring out. No, it's correct. Fuck's sake. I was right. Tagliare to cut. Okay. Il gusto, flavor. You see?
Why do you have to add il? Ah, probably because you have to specify the gender. Holy shit. Mind blown. Okay, next. Let's listen to this intervista. This old man, what do you have to say? Buongiorno Paolo, buongiorno Daniela. Allora, siamo qui per parlare un po' di cucina italiana. Della cucina italiana. E ci interessa sapere come sei diventato cuoco. Ma è una passione che è scaturita veramente da bambino. Buongiorno Oh Paolo, my god, it's allora her siamo again. qui per parlare un po' della cucina italiana e ci interessa sapere come sei diventato cuoco. Ma è una passione che è scaturita veramente da bambino. Ero un ragazzino intorno agli 8 anni che stavo sempre in cucina, attaccato alla mamma, alla zia, a vedere che cosa succedeva. Ero What a good kid. appassionatissimo di cibo. I Tant'è hated vero che mio cooking all padre my mi life. diceva: ma vai un po' a giocare a calcio fuori con gli amici, cosa Weird fai qua? Sempre in cucina attaccato alla gonnella della mamma. guy. E forse la sua preoccupazione era un'altra, essendo veramente italiano, non lo so, ma ben presto ha capito, ha imparato che la mia passione era veramente per il cibo, La insomma, cucina, c'è la vero. cucina. E puoi dirci brevemente quali sono le caratteristiche della cucina ligure, che è quella della tua regione? Sì. La cucina ligure è, innanzitutto non è tanto conosciuta, ma è molto ricca, anzi, spesso si dice che la cucina ligure è una cucina povera, ma se la conosci bene, anzi, è molto ricca, perché noi si cucina dal selvatico, dall'animale selvatico, fino al pesce, no? Ma la caratteristica della cucina ligure è quella di esaltare i sapori naturali delle cose. Ad esempio, se facciamo un raviolo di borragine, devo esaltare la borragine, non posso coprirlo con tante cose, salse o cose differenti. Quindi una cucina Molto semplice. semplice, ma molto, allo stesso tempo è molto elegante e molto ricercata. Quindi Paolo, possiamo paragonare la cucina ligure a quella di una o due altre regioni che conosci, Sì, regioni certo, italiane? possiamo paragonare senz'altro. Ci sono dei paragoni, delle differenze, per esempio, tra la cucina ligure e la cucina piemontese, no? Che sono dettate appunto sia dalla posizione geografica delle regioni e anche dalla storia. Per esempio, in Piemonte si usa molto di più il burro, prodotti del latte, queste cose, che in Liguria usiamo più gli oli e le cose del genere. La cucina un pochettino più, diciamo, delicata e si cucina naturalmente più il pesce. Anche se oggi le frontiere sono un po', cioè è diverso, si importa ognuno, anche in Piemonte si trova il pesce fresco, no? Mentre invece una volta era molto difficile, proprio per i trasporti e le cose, e la tenuta degli stessi prodotti. Ma ci sono delle cose interessanti, per esempio in Piemonte una delle salse più famose piemontesi è la bagna cauda, che viene fatta con le acciughe. E allora a questo punto uno si chiede, ma come mai l'uso delle acciughe in Piemonte si era difficile? Ma perché le acciughe venivano salate e venivano, diciamo, erano materiali di scambio prima o durante, proprio all'inizio della moneta, no? Una volta si scambiava le merci, e quindi Genova portava il sale e le acciughe, e dal Piemonte noi si comprava le farine, il They speak so riso, il fast. vino, c'era questo. E c'era la famosa via del sale, Salaria, sulla quale esatto. hai un altro confronto Per esempio, regionale? per lo stesso motivo, And this is wrong video. perché durante le repubbliche marinare, Genova, Pisa, Amalfi e Venezia si dividevano un pochino il potere del mare Mediterraneo, e il sale era una ricchezza, così come le spezie, no? E noi, quando si faceva la guerra a Pisa, o a Venezia, eccetera, eccetera, si comandava il sale. Quindi, ed è per questo che in Toscana ancora oggi fanno il pane senza sale, perché Genova era, diciamo, la padrona del sale E tagliava il e tagliava il sale ai sale ai nemici. nemici. Esatto. E quindi ancora oggi si dice per ripicca, ma ormai è una tradizione, in Toscana fanno. Is he talking about cutting enemy's salt supply when they were at war? Oh fuck, I don't remember how to spell that. Nemini. Nenimi. Neni. How do you even spell? Oh, fuck's sake. Italian. Nemini. Nemini. What? What is this?
Why it doesn't recognize I Nemichi, oh fuck's sake. Nemichi. Enemies, there you go, yeah. I'm still right. Nemichi tagliare il sale. That's how you express it? Cut the salt? Interesting. Just like English. Fanno il pane senza sale. Paolo, puoi dirci qual è il piatto più difficile della tua cucina? Ma il piatto più difficile della mia cucina poi è in definitiva il piatto più semplice, diciamo, che si fa con pochi ingredienti ed è molto semplice, è una salsa, è il pesto. Il pesto. E per me è molto difficile perché devo riprodurre lo stesso il pesto, gli stessi sapori, gli stessi gusti tutti i giorni e trovare un bilanciamento tra gli ingredienti, essendo negli USA, qua non è facile, quindi diventa un piatto molto semplice, ma allo stesso tempo è molto difficile. La semplicità difficile a farsi. Certo. Sì. Bene, Paolo, potresti dirci secondo te in quale modo la cucina italiana riflette l'identità degli italiani come nazione? Beh, la cucina, questa è una bellissima domanda alla quale voglio rispondere, cerco di rispondere veramente bene, perché mi piace proprio come domanda, come cosa, noi ci esprimiamo con un sacco di passione. Si riesce a vedere una cucina italiana fatta bene quando riesci ad assaggiare la passione nel piatto, e l'ingrediente principale di ogni ristorante o cucina italiana è il cuore. E questo è il primo ingrediente. Cioè noi la differenza è proprio così, e con un piatto semplice si riesce ad avere un consenso incredibile e si riesce Quindi a fare semplicità sposata a passione. Passione, semplicità. Sono anche le caratteristiche un po' dell'identità italiana. L'identità italiana è una grande tradizione, una grande cultura alle spalle che ci permette di aspetta, sposata. Ah, Mary, ok. Di fare proprio un salto di qualità nei confronti di tutti quanti, diciamo, di altre, no? Di altre cucine. Vogliamo finire con un consiglio che puoi dare a qualcuno che vuole cominciare a cucinare qualcosa di italiano? Da che piatto potrebbe cominciare? Qual è un piatto forse più semplice? Diciamo che se devo dare un consiglio per come cominciare a fare un piatto nella cucina italiana, più che un piatto semplice, si parla qua magari di persone, di ragazzi, di giovani cuochi americani, devono pensare in maniera semplice. Scusate se ritorno alla semplicità, ma devono importante. Molto importante, in maniera semplice. Uno spicchio d'aglio con un pochino di olio, due foglie di basilico, un pomodoro fresco schiacciato e un po' di sale grosso. Questo È un sugo freschissimo, per buonissimo per la pasta. Che non ha bisogno. Non ha bisogno di niente, ha bisogno di tanta passione e una grattatina di formaggio fresco sopra. Ecco fatto il piatto. Semplice. Bene. Bene, Paolo, ti ringrazio moltissimo. Prego. E tanti auguri per il tuo ristorante e la tua cucina. Grazie Daniela, buona giornata. This is another Italian cook in America. There's a word I wanted to check. Where was it? Simple. It's maniera. Sounds so familiar. Where did I see it before? Maniera. Way. Manner. Okay, manner. In maniera semplice. Okay. Va bene. All right. This is a very really long text. A really long conversation right here. It talks a lot. Okay, so I'm gonna try to read this thing. So there's not much we have this test. Let's do the test first before I read it. Just to see how much I understood. Complete each sentence choosing the correct phrase from the mode of choice. Paolo ha cominciato ad appassionarsi di cucina intorno. Oh my god. Non mi ricordo. Otto anni. Intorno agli 8 anni. Sì. 2. Il padre all'inizio
incoraggiava Paolo a lavorare in un ristorante invece che stare in cucina con la mamma e la zia. Incoraggiava Paolo a studiare invece che stare in cucina. Bla bla bla. In dare, sì, ecco. Encourage him to go to play football. 3. La cucina ligure è ricca e semplice e molto conosciuta. Non è molto conosciuta, povera e saporita. No, ricca e varia. 4. Quali ingredienti non sono tipici della cucina piemontese? Il burro e il latte, questo non ho sentito dal text. Pesce e l'olio, sì, formaggi e carne, burro e il latte, boh, forse non c'è carne. Vabbè, quali prodotti arrivavano in Piemonte dalla Liguria? Burro e sale, pesce e sale. Allora, pesce e sale, perché Liguria è una città vicino al mare. Quando le repubbliche marinare erano in guerra, Genova non vendeva il sale a Pisa. Genova vendeva il sale a Pisa. Pisa vendeva il sale a Genova. It's obvious. Come meglio descriveresti questa intervista con Paolo Laboa? Scegli la frase che meglio descrive questa intervista. Una conversazione sulle differenze fra la cucina italiana e la cucina italo-americana. No, una conversazione sulla sua esperienza di cuoco in Italia e negli USA. No. Una conversazione sulle caratteristiche della cucina ligure nel contesto della cucina italiana. Una conversazione sulle caratteristiche della cucina ligure del ristorante in cui lavorano. Ok. 100%. Look at this. Ok, this one is wrong. Il pesce, l'olio, bla bla bla. I'm guessing burro e latte because I have no idea of the correct answer. Hey, it was right. Oh no, il pesce e olio. Quali ingredienti non sono tipici della cucina piemontese? Pesce e olio, ok. Alright. I have used two attempts, damn it! Ok, esercizio 2. Should we write this one? Complete each sentence writing the correct word or phrase chosen from the following list. The 8 items are extras. Do not write a period at the end, ok? Ah, here. Il piatto più semplice e anche il più difficile della cucina ligure è semplice e difficile. La pasta semplice, bla bla bla. I mean, everything simple is difficult, according to him. What is simple? La pasta. Oh my God. Secondo Paolo, l'ingrediente principale della cucina italiana è pomodoro. I don't know that. This is so fucking difficult. What the fuck? Il sugo di pomodoro. Ecco. Italians are all about the tomato sauce. Secondo Paolo, la cucina italiana è migliore quando il cuoco pensa in maniera semplice. Paolo consiglia di fare un succo usando 2 foglie di basilico. Ecco. Ok. Un altro ingrediente che Paolo consiglia di usare nel succo è un spicchio d'aglio. Ecco, 3 giusti. Questo è il piatto più semplice e anche più difficile della cucina. Non è la pasta. Ok. Il pesto. Is pesto
a piatto. I don't think, isn't it just a sauce? Yeah, it's just a sauce, it's not a dish. It doesn't make sense if he says that the pesto is the hardest to cook, hardest dish to cook. It's not a dish. Secondo Paolo, l'ingrediente principale della cucina italiana è... I have no idea. Show me the fucking answer, okay? Here is correct. It's so weird. Why do you call pesto? Why do you call tomato sauce? Would you call tomato sauce a plate? A dish? I would not. Because it's part of a dish. It's part of spaghetti. Okay, part of a pasta. Secondo Paolo, l'ingrediente principale della cucina italiana è la pasta. La pasta. Oh, I used all the attempts. Let's see. La passione! Oh my god! L'ingrediente principale della cucina italiana è la passione. Why didn't I think of that? Why? What a surprise. The ingredient of Italian food, the most important ingredient of Italian food, is passion, of course. I should have known that after eating Italian food for 4 years. I'm full of passion right now because every time I eat Italian food, I feel the passion. I taste the passion in my mouth. Holy shit. Okay, let's read this. Buongiorno Paolo, buongiorno Daniela. Allora, siamo qui per parlare un po' della cucina italiana e ci interessa sapere come sei diventato cuoco. Ma è una passione che è scaturita veramente da bambino. Ero un ragazzino intorno ai 8 anni che stavo sempre in cucina, attaccato alla mamma, alla zia e vedere cosa succedeva. Ero appassionatissimo di cibo, tant'è vero che mio padre mi diceva: ma vai un po' a giocare al calcio fuori con gli amici. Cosa fai qua sempre in cucina attaccato alla gonnella della mamma? Sì, e forse la sua preoccupazione era un'altra, essendo veramente italiano, non lo so. Ma beh, presto ho capito, ho imparato che la mia passione era veramente per il cibo, la cucina. Sì, la cucina. Ok. E poi dirci brevemente quali sono le caratteristiche della cucina ligure e che è quella delle due, che è quella della tua regione. Sì, la cucina ligure innanzitutto non è tanto conosciuta, ma è molto ricca, anzi spesso si dice che la cucina ligure è una cucina povera, ma se la conosci bene, anzi è molto ricca. Perché noi si cucina dal selvatico, dall'animale selvatico fino al pesce. La caratteristica, every time when I say this word caratteristica, I want to like rip my mouth open like a monster. Caratteristica. So difficult to pronounce it. Because I'm pronouncing the R with a German R, that's why my face look like look like a monster when I try to pronounce it. La caratteristica della cucina ligure è quella di esaltare i sapori naturali delle cose. Ad esempio, se facciamo un raviolo di borragine, devo esaltare la borragine, non posso coprirlo con tante cose, salse o cose differenti. Quindi è una cucina semplice, molto semplice, ma allo stesso tempo è molto elegante. Interesting, allo stesso tempo.
Allo stesso tempo, in the meantime, it's also very elegant. It's what a beautiful expression. Learn this. Il motto ricercata, refined. Quindi, Paolo, possiamo paragonare la cucina ligure e quella di una o due altre regioni che conosci? Ok, this word, oh my god, the pronounce is so fast because the R. Paragonare. Holy shit. Sì, certo, possiamo paragonare senz'altro. Ci sono dei paragoni e delle differenze. Per esempio, tra la cucina ligure e la cucina piemontese, che sono dettate appunto sia dalla posizione geografica delle regioni e anche dalla storia. Per esempio, nel Piemonte si usa molto di più il burro. Ok, I totally neglected this part, this information. Prodotti del latte e queste cose che in Liguria. In Liguria usiamo più gli oli e cose del genere. È una cucina un pochettino più, diciamo, delicata e si cucina naturalmente più il pesce, anche se oggi le frontiere sono un po', cioè diverso, si importa ognuno anche in Piemonte. Piemonte si trova il pesce fresco, mentre una volta era molto difficile proprio per i trasporti e le cose. La tenuta degli stessi prodotti, ma ci sono delle cose interessanti. Per esempio, in Piemonte una delle salse più famose piemontesi è la bagnacauda, che viene fatta con le acciughe. E allora a questo punto uno si chiede, aspetta, dov'è? Ma perché le acciughe venivano salate e venivano, brava, diciamo, materiali, erano materiali di scambio prima o durante, proprio all'inizio della moneta, no? Una volta si scambiava le merci. Cos'è? Aspetta, perché let's look it up, because I'm confused. Acciughe. Ah, that's the thing, the first word we learned. Kind of, I didn't really learn it. Whatever. Quindi Genova portava il sale e le acciughe, e dal Piemonte noi si comprava le farine, il riso, il vino, e c'era la famosa via del sale, la salaria. Hai un altro confronto? Per esempio, per lo stesso motivo, perché durante le repubbliche marinare Genova, Pisa, Amalfi e Venezia si divendevano un pochino il potere del mare Mediterraneo e il sale era una ricchezza, così come le altre, come le spezie. E noi, quando si faceva la guerra a Pisa o a Venezia, eccetera eccetera, si comandava il sale. Comandava. Comandava il sale. Ed è per questo che in Toscana ancora oggi fanno il pane senza sale, perché Genova era, diciamo, la padrona del sale e tagliava il sale. Ai nemici, esatto. E quindi ancora oggi si dice che è per ripicca, ma ormai poi è una tradizione. In Toscano fanno i pane senza sale. Paolo, puoi dirci qual è il piatto più difficile della tua cucina? Ma il piatto più difficile della mia cucina poi è in definitiva il piatto più semplice. In definitiva. Beautiful expression, remember that shit. È una salsa, il pesto. Per me è molto difficile perché devo riprodurre
Lo stesso il presto, il pesto, gli stessi sapori, gli stessi gusti tutti i giorni e trovare un bilanciamento tra gli ingredienti, essendo negli USA qua, non è facile. Quindi diventa un piatto molto semplice, ma allo stesso tempo molto difficile. La semplicità difficile a farsi. Bene, Paolo, potresti dirci, secondo te, in quale modo la cucina italiana riflette l'identità degli italiani come nazione? Beh, la cucina, questa è una bellissima domanda alla quale voglio rispondere. Cerco di rispondere veramente bene perché mi piace proprio come domanda, come cosa. Noi ci esprimiamo con un sacco di passione. Se riesci a vedere una cucina italiana fatta bene, quando riesci a assaggiare la passione nel piatto, è l'ingrediente principale di ogni ristorante o cucina italiana, è il cuore. E questo è il primo ingrediente, cioè noi, la differenza è proprio così, e con un piatto semplice si riesce a avere un consenso incredibile. Semplicità sposata alla passione, che sono anche le caratteristiche un po' dell'identità italiana. L'identità italiana è una grande tradizione, una grande cultura alla spalle, che ci permette di fare proprio un salto di qualità nei confronti di tutti quanti, diciamo, di altre cucine. Vogliamo finire con un consiglio che vuoi dare a qualcuno che vuole cominciare a cucinare qualcosa di italiano. Da che piatto potrebbe cominciare? Qual è un piatto forse più semplice? Diciamo che se devo dare un consiglio per come incominciare a fare un piatto della cucina italiana, più che un piatto semplice, se parla qua magari insomma di ragazzi, di giovani cuochi americani, devono pensare in maniera semplice. Scusate se ritorno alla semplicità, ma è importante, molto importante, in maniera semplice. Uno spicchio d'aglio con un pochino di olio, 2 fogli di basilico e un pomodoro fresco scacciato e un po' di sale rosso. Questo è un sugo. È un sugo freschissimo, buonissimo per la pasta che non ha bisogno di niente. Non ha bisogno di niente, ha bisogno di tanta passione. E una gratta tinta di formaggio fresco sopra. Ecco fatto un piatto. Semplice? Bene, bene. Paolo, ti ringrazio moltissimo e tanti auguri per il tuo ristorante e la tua cucina. Grazie, Daniela. Buona giornata. Ok, finally I'm finished reading this. Oh my god, it takes me 15 minutes or something. Holy shit. Alright. We've been staring at this black screen for a long time. It's getting boring, right? I should have left this image on the screen so you can admire her beautiful face. This is the same video as I said in the last episode, that is just give you a lot of tests from time to time here. And you can do the test while listening. So I'm gonna do it afterwards, after this video. Let's have a look. Slow food. Oh wow, something fancy. We'll leave this to next lesson, next episode. All right, so see you next time.